Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi ho qui con me le Sharkoon Skiller SGH3, cuffie circumaurali compatibili sia con PC che con PlayStation 4 ed Xbox One, ma in realtà il produttore ci fa sapere che sono compatibili anche con dispositivi mobili come ad esempio smartphone e tablet, cuffie quindi destinate al gaming ma non solo. Devo confessarvi che ho già rimosso la pellicola di protezione esterna proprio perché sono già andato a sbirciare a quello che è il contenuto di questa confezione, sicuramente catturato dall'incredibile voluminosità della stessa. In questo caso vorrei fare una considerazione estemporanea, però prettamente calzante del prodotto che io mi ritrovo davanti. Siamo sicuramente tutti d'accordo che la presentazione, il confezionamento, sia esterno che interno di un prodotto non va assolutamente ad inficiarne la scheda tecnica piuttosto che le prestazioni dello stesso. Devo dire però in questo caso di aver ritrovato da parte di Sharkoon una certa ricercatezza nella presentazione di questa SGH3, sia della confezione ma proprio dell'estetica del prodotto stesso. Ricercatezza che in genere abbiamo ritrovato in prodotti ben più costosi e che in questa fascia di prezzo che oscilla tra i 60 e i 70 euro su Amazon sicuramente non troviamo molto spesso, quindi sicuramente un punto a loro favore. Passiamo ora all'apertura della confezione a vedere cosa troviamo all'interno. Ecco che per primo ci si presenta davanti un manuale che va a spiegare un po' la scheda tecnica oltre appunto alle varie connessioni, sicuramente tanta spugna, ed eccoci poi di fronte al corpo centrale caratterizzato appunto dalle cuffie, dal microfono collegabile alle cuffie stesse con jack da 3,5 mm ed inoltre una pratica scheda audio che funge appunto da collegamento tra il jack microfonico, il jack delle cuffie e l'ingresso barra uscita USB del PC. Passo ora a farvelo vedere più nel dettaglio. Ed eccoci qui con le cuffie, devo dire che a primo impatto risultano estremamente leggere, nonostante l'archetto di collegamento tra i due padiglioni sia realizzato completamente in metallo e doni quindi una certa robustezza all'intera struttura. Andando a guardare i padiglioni, sicuramente andiamo a ritrovare una finta pelle che va a rivestire una spugna di buona qualità, mentre all'interno dei padiglioni stessi ritroviamo un driver da ben 53 mm, mi aspetto quindi molto a livello audio da queste cuffie. La parte esterna invece sulla quale è impressa il logo Sharkoon è realizzata completamente in plastica, mentre anche l'archetto qui superiore sul quale è impresso il nome delle cuffie è realizzato anch'esso con una finta pelle che va a rivestire la spugna. Andando invece a guardare il cavo di collegamento, devo dire che sembra di buona qualità, soprattutto grazie al rivestimento in tessuto intrecciato. Passiamo ora a sviscerare quello che è il completamento dell'offerta di Sharkoon presente all'interno della confezione, dove troviamo appunto un microfono con filtro anti-pop e jack da 3,5 mm placcato in oro di collegamento appunto con le cuffie, la scheda audio che piuttosto potrebbe essere definita interfaccia audio che va a collegare i jack audio e microfonico a 3,5 mm con l'USB da collegare al PC e va appunto a gestire quelle che sono le classiche impostazioni di volume, equalizzazione e silenzioso muto del microfono. Nascosto nel fondo della confezione troviamo invece un cavo di collegamento anch'esso in tessuto tra le cuffie e i classici jack di collegamento da 3,5 mm, comprensivo di controller per il volume, per arrivare ad una lunghezza totale modulare di più di 2,5 metri di cavo. Ragazzi, per questo video unboxing è tutto, non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al nostro canale per essere sicuri di non perdervi la recensione che arriverà nel corso dei prossimi giorni.